La racconterei come il risultato di una felice imposizione da parte dell'editore, perché questa è una delle copertine più belle dell'anno, è stata anche votata come tale da molti. È una copertina pulitissima, meramente grafica, in cui una M perentoria fatta con un carattere che è il carattere in uso in epoca fascista, campeggia proprio minacciosa e imponente su un fondo bianco. E questa copertina la dobbiamo alla garbata, dispotismo di Beatrice Masini, che è il direttore editoriale di Bompiani, e di Sebastiano Messina, che è il suo art director, i quali si imposero sulla mia volontà, perché io volevo mettere in copertina il faccione di Mussolini in una elaborazione grafica particolare, ed ero quasi convinto che dovesse esserci in particolar modo la maschera di Mussolini, che fu realizzata da Adolfo Wild, questo geniale scultore all'epoca, e in qualche modo trasfigurata con dei colori pop e cose. E loro a un certo punto mi dissero: no, fidati, non deve esserci Mussolini in copertina, dobbiamo fare una cosa molto più understatement, molto più, e avevano ragione loro.